Sì, Peppe, perché venerdì 18 all'Aula Magna Umberto Scapagnini della Torre Biologica, siamo in via Santa Sofia a Catania, si terrà la conferenza dal titolo Rimborsabilità e negoziazione del prezzo dei medicinali, il nuovo regolamento di AIFA, e noi ne parliamo insieme al professore Filippo Drago. Professore, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Allora, professore, intanto l'argomento è importantissimo, tutti noi facciamo i conti con queste spese, quali le novità? Dunque, la novità in assoluto è rappresentata dal fatto che l'anno scorso, appena qualche mese fa, AIFA ha approvato e reso disponibile in via definitiva un nuovo regolamento per la negoziazione del prezzo dei farmaci. È uno strumento di grande importanza per il futuro della sanità pubblica, perché fino ad oggi valeva un regolamento varato ormai più di 20 anni fa, che non si poteva più considerare all'altezza dei tempi. Oggi siamo infatti di fronte ad una nuova era, che è quella che guarda ad un futuro in cui non esisteranno più per molte malattie farmaci, ma trattamenti, terapie. Parlo delle terapie geniche, parlo delle terapie cellulari, delle terapie genocellulari, delle terapie tissutali, insomma terapie e non più farmaci. Questo significa che AIFA doveva dotarsi di un nuovo regolamento perché queste terapie, proprio perché non rappresentate da farmaci ma da modalità di cura, pensate alla terapia genica, si tratta di somministrare una volta per tutta la vita dei vettori virali che contengono l'acido nucleico che va a sostituirsi a quello difettoso del paziente. One shot forever, cioè una somministrazione per sempre. Questo ovviamente rappresenta un nuovo modo straordinariamente efficace, definitivo in molti casi, cioè si guarisce da queste malattie, per cui AIFA ha implementato la sua normativa con un nuovo regolamento che appunto è entrato in vigore qualche mese fa. Oggi facciamo il punto su questo nuovo regolamento. Venerdì sarà presente il direttore generale di AIFA, il dottor Nicola Magrini, che è stato in qualche modo l'artefice di questo nuovo regolamento. Sarà presente il presidente di Farmindustria, il dottor Scaccabarozzi, anche lui coprotagonista in qualche modo di questo evento. L'onorevole Lorenzin, per tanti anni ministro della Salute, uno dei migliori ministri della salute, secondo me, della storia repubblicana, che è autrice di una proposta di legge che farebbe, come dire, entrare in Italia lo stesso tipo di meccanismo usato da EMA, cioè dall'Agenzia Europea, per la registrazione veloce dei vaccini e degli anticorpi monoclonali per il Covid. Lo stesso modello, quello che si chiama Rolling Review, verrebbe applicato anche in Italia. Quindi anche qui una novità assoluta che servirà, se approvata, a rendere più veloci le procedure di ingresso in Italia di queste terapie innovative. Ci saranno tanti altri ospiti, esperti del mondo della farmacoeconomia, il dottor Martini, per anni direttore generale di AIFA, ci sarà presidente amministratore delegato di Novartis, che è una di quelle aziende che ha fatto
più diciamo nel campo della ricerca per queste terapie innovative e esperti come anche il professor Cicchetti della Cattolica di Roma, che è un esperto di Health Technology Assessment, quindi insomma, e tanti altri che adesso non nomino, ma insomma un summit che raccoglie le massime esperienze, gli esperti del campo per fare il punto su questo nuovo regolamento, nella speranza che appunto applicato in maniera costante e anche profittevole, come dire, potrà rendere l'Italia più come dire, pronta a ricevere questi nuovi trattamenti, queste nuove terapie che saranno nel futuro appunto la novità assoluta per la terapia di molte malattie che ad oggi non possono essere curate. Professore, per partecipare a questa conferenza, lo ricordiamo, è venerdì 18 alle ore 10:30 nell'Aula Magna Umberto Scapagnini della Torre Biologica. Bisogna prenotarsi? Sì, voglio precisare che la conferenza, che tradizionalmente si svolge in un'unica giornata, quest'anno, poiché rappresenta la ventesima, quindi è la conferenza del ventennale, è preceduta da una tavola rotonda che si svolgerà sempre nell'Aula Magna Umberto Scapagnini della Torre Biologica dalle ore 16. E la tavola rotonda avrà come argomento la politica dei prezzi e rimborso in Italia, quindi ci sarà il giovedì 17 dalle ore 16 questa tavola rotonda e il 18 dalle 10:30 la conferenza nazionale. Per la prenotazione, sì, bisogna prenotarsi, c'è un link che può essere reperito online, il link presso il sito web di SCF Academy, che è l'agenzia che sta organizzando la conferenza. Attraverso questo link ci si può prenotare per seguire l'evento. Professore, noi la ringraziamo per questi particolari, grazie ancora al professore Filippo Drago, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, grazie veramente.